Il vai, siamo? Ok, 1, 2, 3, aspettiamo. Mi esco da ridere un attimo. Benvenuti a Putiferio in cucina. Vieni da rifare. La faccia da benvenuti a Putiferio in cucina. Carpe diem, carpe diem, come dice Sanpei, il ragazzo pescatore. Esatto, esatto, nel famoso film dove dice "We are food for frosh". E oggi abbiamo qui ospite una star, ma a livello nazionale, non più dell'Airoldi? Ecco, cerca l'Airoldi, ecco qua. No! Ha cambiato le non ci posso quindi credere! Wow! Mi passi una birra. Oggi, puntate, abbiamo qua dietro il Vivandiere. Ciao a tutti, scusate. Vivandiere live, oggi una puntata super, ma passiamo un attimo. Chiamatappi, all'ospite. L'ospite, l'ospite di oggi, un attimo, calma, è Nicky Porwink. Inquadriamolo. Breve scheda di Nicky Porro, di Davide Pavlidis, che come sappiamo è didattico e sa tutto su Nicky. Vai, beh, io ho studiato lungamente Nicky Porro, il suo percorso è lunghissimo e ricco di sfaccettature, però naturalmente, siccome questo è un programma nazional popolare e vuole andare su ciò che piace alla gente, diciamo intanto che lui aveva un fantastico negozio di dischi qui a Bologna, esatto. Negozio di livello, dove aveva anche musica che altrove non si trovava. Questo via San Felice. In via San Felice, l'unico santo che è morto contento, tutti gli altri sapete che hanno avuto grossi problemi. E veramente sarebbe via Luisa San Felice, ma lasciamo stare. Luisa perché aveva un secondo lavoro, esatto. Non si possono dire certo. Andiamo avanti. E poi la cosa, la chicca, la cosa principale. Quest'uomo ha vinto Sanremo Giovani nel 1984, presentato da Pippo Baudo. Era il vincitore morale. Voi non avete colto la piccola sfumatura, siccome la gente non si informa, noi possiamo raccontare qualunque cosa. Mi facevate fare bella figura e facevate fare ancora più bella figura. L'importante è il percepito. Che bel forno che hai, dai. Però hai scelto un bel forno. Ma facciamo così stavolta. Dopo diamo la linea a Nicky Porro, che sarà la puntata tutta dedicata a lui e alla sua ricetta, che è molto importante. E la oggi vista. Vivandiere live. Alive. E di straniero non diciamo niente. No, alive. E vengo per restare, auguro a tutti una bellissima estate, anche se ormai l'estate è finita, e voglio riflettere su un termine che mi ossessiona. Tipo la mosca. Il termine che va dai gelati anche industriali fino ai tessuti, alle automobili, alle tecnologie. Ed è un termine che mi ha un po' scocciato. Quindi anche c'è un po' di denuncia sociale in questo barriere. Quindi richiamo l'attenzione a un termine bio. Tutto è bio. Non, e quindi bio c'è. Bio zen. Dopo un'estate l'anno scorso di Pulcino Pio, adesso ci tocca un'estate di bio. Ecco, il Vivandiere vorrebbe lanciare un appello stile anni 80, quindi a tutte le star, a tutti gli scrittori, alle mosche soprattutto. Evitiamo di mettere il bio dappertutto, evitiamo di darci un tono in certe cene, perché se andate a un mercatino rionale a chilometro zero e si è dovuto chiedere un mutuo per comprare due pomodorini fantastici della zona della Grafagnana, evitiamo anche certe così ruote di pavone, perché se in possesso di un'insalatina veramente a chilometro zero di quelli che non si trovano più, e evitiamo soprattutto di millantare dei bollini bio quando non c'è bisogno. Bravo, parole sante. Saluto, quindi io vorrei una campagna degli artisti, fra cui anche Nicky Porro, se vuole aderire come primo firmatario, che il bio ha reso. Il bio è veramente reso, e l'unico bio che mi ricordo con felicità è il bio presto, ma un altro discorso. E dopo il Vivandiere live torniamo con Nicky Porro, con il quale, ecco, sono molto contento di aver collaborato di recente, che ci siamo conosciuti via internet, che internet, come ben sapete, Facebook, tutte queste cose non servono a niente.
però ogni tanto possono servire e noi ci siamo conosciuti e io gli ho scritto un testo per una canzone che sarà un successo. Assolutamente, è già un successo. È già un successo, ma lo sarà ancora di più. E si intitola Ci meritiamo tutto, ci meritiamo tutto. Di cosa parla questa canzone? Parla di giovani ragazzine che si danno facilmente alle rockstar. Poi? No, ci meritiamo tutto è, secondo me è un must perché è una sorta di inno degli Indivanados e per come la interpreto io, perché poi ognuno ci può, sì, no, ognuno ci può leggere quello che vuole, è una presa per il culo questa lamentazio aberrante sulla mancanza di lavoro, sul lavoro, cioè, perché è un po' poi l'elemento che ha unito la nostra collaborazione, perché io avevo letto prima il suo libro, mi era piaciuto molto per questa cosa qua e quindi ho fatto questa proposta, lui ha scritto questo testo e quindi adesso noi andiamo dritti, poi ci meritiamo tutto fino all'esaurimento di nervoso. Ma siccome questo, come ben sai, è un programma di cucina, lui lo conosco, è un programma di cucina, quindi qua, andiamo nella cucina, vediamo cosa ci ha preparato Michi Porro. Ecco, ognuno, come sapete, in questa ormai leggendaria trasmissione ogni ospite prepara alcune prelibatezze, eccetera. E io sono arrivato da Cesena con con una specie di paninetto, assolutamente una burrellina, esatto, mozzarella e pomodoro comprata al Barotello, non so come si chiama. C'è il Barotello. E quindi sono questi tramezzini che ho acquistato io al Bar Maurizio. E le ho disposte io a livello così scenografico. Io ho portato le banane, ci vuole perché sennò così ti chiamo. Sono banane. Non sono proprio chilometro zero, perché sono andato a Villa Nova. E questi li ha comprati Ivo? Al quartierino, pan del quartierino. Al quartierino. Un quartierino con cuore che è molto milanese, il quartierino, e quindi abbiamo portato i tramezzini, che è una cosa così veloce. Quindi la ricetta di oggi è questa. Oggi siamo a casa di Davide Pavlidis, che è finalmente tornato. E la ricetta è questa, ha detto ognuno porti qualcosa. Quindi questa, la ricetta di oggi è ognuno porti qualcosa. Guardate, oggi mangeremo benissimo e vedete che abbiamo però vari protagonisti, abbiamo Daniela Iroldi che non ho portato niente perché io sono a dieta, no, sono a dieta e abbiamo la Adam Selo, il regista. Si sta sciogliendo un quadro fatto da... Si sta sciogliendo un quadro. Ah, okay. Paco d'Alcatraz. Riccardo Paccosi. Salve. E Vivandiere, la mosca di Vivandiere. E ovviamente Michi Porro. Michi Porro, la star, la solita domanda, cioè noi sappiamo tutto del passato di Michi Porro, finalmente l'abbiamo tirato fuori di nuovo dal Festival di Sanremo, quindi Michi Porro, secondo Festival di Sanremo 87, iniziano gli anni 90. Cosa hai fatto in tutti questi 25 anni? Mi sono occupato di musica ancora, però siccome non guadagnavo più nulla, praticamente, ho iniziato a lavorare nel sociale, un bruttissimo lavoro, ma in realtà ho fatto per quasi 15 anni il cooperatore sociale a Bologna. E però adesso mi sono affrancato da questa schiavitù e sono ritornato. È vero che c'è il disturbo bipolare, okay. Uno dice parole strane. Ma affrancato non è una lettera che si affranca. E quindi adesso ritorniamo ai fasti di un gruppo, eccetera. È così, insomma, quello l'incontro con Danilo mi ha motivato moltissimo. Beh, a questo punto mi sono sposato il 15 di giugno con... Applauso! E nell'occasione Paco ha cantato Mutande. Ecco, sentiamo un estratto di Mutande. Odio sentire gli estratti. Bene, c'è da dire una cosa, riguardo alla ricetta che ognuno porta qualcosa, bisogna portare anche da bere, non solo da mangiare, è fondamentale questa cosa. Ci sono pellegrina portata da insomma, c'è ancora troppo. C'è ancora troppo benessere, ragazzi, c'è ancora troppo benessere. E quindi è ancora il caso di dire che attenzione, perché la Grecia è vicina. Da quando sono venuto in Italia sono successe tantissime cose. Prima di tutto i raggi uva che arrivano a grappoli
e colpiscono la vista, rovinandoti la percezione delle cose che ti stanno intorno. Non le vedi bene, e quando all'improvviso le vedi bene, ti accorgi che forse non è tutto così roseo come lo pensavi. Tutti a dire: ma in Grecia succede questo, in Grecia succede quello, ma qui è uguale, veniamo percepiti alla stessa maniera, siamo tutti livellati, tutti quanti. E di chi è la colpa di tutto ciò? È di quelli che fanno i massetti per i pavimenti. La camorra è terribile, Saviano è terribile, ma quello che hai fatto è ben più terribile, lo sai. La guerra è orribile, Santoro è orribile, ma quello che hai fatto non è perdonabile, né qui né nel regno dei cieli a cui dici di credere.